Ciao a tutti e ben ritrovati su Alba e Aleph. Sono Nigrizz e qua siamo su Everybody's Gone to the Rapture. Che sarebbe tutti sono spariti col rapimento o qualcosa di simile. Sto giocando un po' a scatola chiusa, sì. Non so, l'ho visto e visto che è da un po' su PlayStation Network, ho detto, ma se dai, proviamolo. E quindi siamo qua per provarlo. Parla la dottoressa Catherine Collins. Non so se qualcuno ascolterà mai questo messaggio. È tutto finito. Sono rimasta soltanto io. Ah, è cominciato il gioco, ecco qua, ho saltato un attimo il filmato iniziale. In parole povere, siamo dopo l'apocalisse, sono tutti spariti tranne noi, in seguito a sinceramente non lo so neanche io. Dove si va qui? È permesso? Sono entrato in casa. Continuerò a trasmettere finché posso. Chi? Se ho ragione. Dovreste riuscire a ricevere il segnale in tutta la valle. L'evento ha lasciato dei segni. Non riusciamo ancora a capirlo, ma continueremo a lavorare per comprenderlo. Potete usarli per trovare quello che cercate. Le risposte sono tutte qui. Le risposte sono nella luce. Un po' vaga come cosa, non ho capito quasi nulla. Ma ancora. Cos'è qua? Connessione lenta, sì, capita anche a me. Che tastiere strane. Ah, si può spegnere. Vabbè. O sarà un modem scarso, che ne so. Oh, capita, eh. Se avete un'offerta come la mia. Perché siamo così lenti? Ci si può vedere? No. Ma allora non siamo gli unici sopravvissuti. Almeno no, nel trailer era questa Kate che parlava. Dicevo che è rimasta solo lei. Ma quindi... Aspetta, ma quindi noi siamo Kate? In pratica sì. Ma non so se siamo qualcosa di estraneo oppure siamo lei. Boh. Sto capendo nulla neanche io. Qui si può interagire a qualcosa? No. No, ci sono nelle sbarre. Si può guidare? Hanno la guida a destra qui? E in che paese siamo? Sento uno Ah! Perché c'è un telefono qua in mezzo a nulla? Questo è un annuncio speciale del Comitato Procedure d'Emergenza. Viste le circostanze, radio e TV in questa zona sono sotto il controllo diretto del CPE, in conformità alla legge di azione e intervento in stato di crisi del 1982. Tenete radio e televisori sempre accesi, non uscite ed evitate contatti con le altre persone. Non cercate di telefonare fuori dalla vostra zona. Non fatevi prendere dal panico e restate calmi. Rimanete sintonizzati per le ultime notizie. Ma qua sono spariti tutti, sì o no? Io non sto capendo nulla. E messaggi qui, non uscite con altre persone. Allora non siamo tutti morti. Che sta succedendo? Boh. Poi c'è, sono segnali rimasti nella luce. Sono tutti spariti, ma non sono segnali. Ma allora, sì o no? Sto già andando in crisi, il cervello che fuma. E è suonato l'allarme di incendio, perfetto. Devo spegnere il cervello. Si può accendere? Ah, forse devo lasciare la TV accesa. Perché mi metto, tenete la TV accesa e non uscite. Vediamo un po'. E se chiudo la porta, che succede? Metto, chiudete la porta. Che si possa fare qualcosa? No, in tizza. Bravo. Sì, un po' inquietante sto suono, ammettiamolo.
Ora si può uscire? O qua si può uscire? Boh. La sola di voce. Un secondo. Sento che siamo di una lentezza. È 30 all'ora. 30, non so se vuol dire 30 centimetri. Cosa ho toccato? Boh. Ho sentito come un urto. Non so. Ma 30 sta per 30 centimetri all'ora? No, perché qua si può. Volevi entrarci col cavolo. Io provo a rubare una bicicletta. Poi magari. Oh, neanche una bicicletta non si può rubare. Ah, non mi ricordo che qua c'era anche una scala. Io andavo a caso. Si spariti tutti. Però intanto gli uccelli ci sentono ancora. Quindi non penso se ne siano andati tutti. Qua ci sono ancora. Ah, non si può passare. Che cavolo. Che cavolo? Che è sta roba? Sto solo cercando di fare il mio lavoro. Ci sarete solo voi due durante questo turno. Se dovesse mancare la corrente al cancello, non si potrebbe più uscire o entrare nell'osservatorio. Ecco perché ci sono i generatori di emergenza. Non capisco neanche perché ne discutiamo. Non venitemi a cercare se poi rimanete chiusi dentro. Se restiamo chiusi dentro, non possiamo venirti a cercare, no? Lascia che ci preoccupiamo noi delle cose complesse. Tu spazza le foglie e cambia le lampadine bruciate. Contento? Ora vattene. Stronzo. Queste parole. È più necessario. Se ce l'hai con me, non te la devi prendere con tutti gli altri. Kate, possiamo parlarne? No, Steven, basta. Io voglio solo andarmene da qui e stanotte è la nostra migliore occasione. Prepara l'apparecchiatura, io vado alla Torre 6. Kate. Io ti amo. Lo sai, vero? Sì, lo so. Forza, cominciamo. Si è spento su. Ah, questi qua sono i ricordi. Eccoli qua. Diceva che, che qualcosa è rimasto. Questo, da quanto pare. Siamo finalmente riusciti a girare quelle cose. Un'altra? Cos'è questa? Devo seguirla? Sì, sta a sta velocità qui. Fai prima a fermarti. Dì un po' che, di chi sono sti ricordi. Jeremy. E di nuovo il telefono che squilla. Ma come fanno a sapere che sono sempre qua? Kate, se mi senti devi spegnere l'attrezzatura ottica. Sta usando l'osservatorio come canale per raggiungerci e ha iniziato a diffondersi oltre la valle. Kate, dobbiamo impedirglielo. Ma chi? Diventa sempre più forte. Richiamerò Clive e lo costringerò a ordinare il bombardamento. Non credo che abbiamo alternative. Chissà Tronto, se funzionerà. Mi sentite? Ci serve aiuto. Che parla? Cavolo, attacca il telefono. Attacca il telefono. Chi è? Pronto? Kate, se mi senti devi spegnere. No, l'ho riavviato. Sta usando l'osservatorio come canale. Mi metto e attacca il telefono. Ho attaccato io. Non devi. Stua. Proviamo ad ascoltare la fine del dialogo che magari. Cavolo, attacca il telefono. Attacca il telefono. Se non attacco. Cosa? Cosa nei telefoni? Cosa nei telefoni, scusa? Ma io non sto capendo nulla, ma chi? Ok. Vabbè. Chi è? Pronto? Ah no, no, basta. Kate, No. Devi... Ok. Metto attacca e ho attaccato. Ma cosa nei telefoni? O sei riuscito a capire? Bene, poi spiegatemi però. Un altro ricordo quanto qua. Si è fermato stavolta. Che devo fare questo co. Ah, ok, l'ho attivato, non so come. Non essere troppo duro con te stesso. Un rifiuto capita a tutti. A te no. Ma dai. Controlleremo i risultati, sistemeremo i dati e manderemo di nuovo tutto. L'idea di fondo è buona, le cifre non sono proprio esatte. Non essere accondiscendente. Non sono accondiscendente. Credo tu sia un uomo brillante, dottor Appleton. Senti, sono qui con te, no? Siamo insieme tu e io. L'allineamento di domani è tuo, hai capito? Tu hai visto l'occasione, tu hai fatto i calcoli. Gli altri forse non lo vedono. Ma io sono orgogliosa di te. Questo dovrebbe farmi sentire meglio? Steven. Pensa positivo. Da queste parti ti considerano un eroe. Il ritorno del figliol prodigo, no?
Mi sorprende che non abbiano ancora eretto una statua in tuo onore. Ridi pure. Ma scommetto che il comitato parrocchiale ha un sottocomitato che ci sta lavorando. Bentornato a casa, dottor Appleton. Touché. Anche questo ricordo l'abbiamo scoperto e non credo sia servito apparentemente a nulla. Ma credo che attivando i ricordi riportiamo in vita qualcosa. O non so, magari sì. Magari. Oh, magari si può aprire qua? Ah sì. È interagibile sta roba qua, dai che zappiamo un po' di vigna. Dov'è il forcone? Non c'è neanche un forcone qua in giro. Ma che contadino ci stava qui? Anche sto cancelletto si può aprire. Spero non sia inutile come l'altro. Qua c'è già una tenda. Ma guardali qua i camper di Battlefield. Un'altra radio? Questo cos'è? Ok, ascoltiamo. Straordinario. Tutto questo mi ricorda il liceo. Di quando ho visto Marte per la prima volta. Quella stessa emozione incontenibile. Mi tremano le mani. Fine, già finito. Problema. E neanche una stavici si può rubare. Permesso? Permesso. Dov'è? Non c'è nemmeno la serratura. È ovvio che poi non si può entrare. Questo mi ispira. Molto probabilmente ci sarà qualcosa. E dai che ci riesco. No, non si... ce l'ho fatta. Oddio, ce l'ho fatta. Non so. Ho caricato il gioco. Cosa c'è qui? Ah no, mi sembrava un ricordo. No, sto qua non è un baretto. Dove sono i vecchi che giocano a scopa? Eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Andiamo a prendersi il prima possibile. Avanti. Non può scattare. Neanche scattare, non può. Aiuto. Sai, anch'io sono percepito come un forestiero. Ah, si è attivato adesso. Questo dovrebbe farmi sentire meglio. Voglio solo dire che capisco sia difficile. Voi del Valis non avete mai socializzato con la comunità. La gente di qui non ha le idee chiare su quello che fate laggiù. Stai cercando di farmi venire in chiesa? Non è solo per la fede, è anche per la comunità. Partecipare, essere percepiti come uno di loro. Buongiorno, padre. Bella giornata. Oh, salve. Signora Appleton, vero? Dottoressa Collins. Una donna scienziata, roba dell'altro mondo. Buongiorno, Barbara. Padre Wheeler. Pensi davvero che questa comunità potrà mai percepirmi come una di loro? Possono anche continuare a fissarmi, basta che mi lasciano in pace. Credo stia parlando di qualche malintenzionato. Spray al peperoncino è la risposta a tutto. Anche le risposte più pacifiche. Oh, un'altra radio, vediamo cosa ci dice stavolta. Continuo a guardare, ma non ha senso. La zona nella quale abbiamo localizzato la traccia non è più visibile al telescopio. Non è possibile. In quella parte del cielo si notano cambiamenti significativi nella qualità della luce. È sovraesposta, come una Polaroid sotto i raggi del sole. Non sono studiato di ste cose, quindi per me può anche essere che hai messo male il telescopio. Poi chi vuole intendere, intenda. No, non faccio quella battutina, non più, sono maturato. Eccolo qua, sto qua è diverso. Questo è diverso, dai che ti rincorro, prima o poi ti prenderò. Mi viene addosso. Oh, dove è andato? E deciditi. Ma mi sa che devo entrare nella casa, nel vialetto. L'avevo sentita una radio. Il campo magnetico sta interferendo con il segnale telefonico e la rete elettrica. Sulla linea si sentono delle voci, sono le 4 del mattino. Forse sono tutti svegli a guardare lo spettacolo luminoso. Si sentono delle voci, magari, che ne sai? Pubblicità telefoniche ce ne sono sempre, eh. O complimenti che si è fatto un mazzo così per fare il suo giardino, eh. No, veramente i miei complimenti. Questa porta invece è disegnata sopra il simbolo dell'infinito, oppure un 8 caduto. Non sembra tanto l'infinito, ma non si non sembra una coincidenza un po' stupida, ma è lo stesso simbolo della marca di sta auto. Che ci sia qualche collegamento. Sembra stupidissimo, ma c'è qualche collegamento? Ah, il telefono della macchina, qualcuno l'ha lasciato qua. Ed è
vista e all'udito stanno diventando più frequenti, con leggeri spasmi al lato sinistro. Tutto questo conferma la diagnosi preliminare di un'ipertensione endocranica provocata da un tumore diffuso e in rapida espansione, originato, credo, nell'ipotalamo. Le funzioni cognitive sono al momento inalterate, fatto salvo per l'emicrania. L'emorragia è diventata più frequente, con grumi di sangue provenienti per lo più dalle vie respiratorie. Credo che morirò. Non è sicuramente un virus o un'altra patologia a me già conosciuta, e sicuramente un tumore non si diffonde così rapidamente. Nel sangue si vedono delle piccole macchie simili a, se dovessi descriverle, a luce liquida. Non so spiegare questo fenomeno. Fammi pensare, non sono per niente un biologo, anzi potrei essere definito un antibiologo da quanto faccio schifo in sta materia. Ma e chi? Aspetta un secondo, ho detto piccole luce liquida, non so, non vedo nessuna luce liquida. LSD, aspetta un secondo. Ah, anche qui. Qua io non vedo nessuna luce liquida, poi dipende. Qua si può entrare? È già aperto. La musica si è fermata. Questo non mi piace. Tiro via i fazzoletti. Tiro sui fazzoletti all'infinito. Un secondo. Cos'è? C'è un fazzoletto sporco di sangue. Che è successo qua? Ah, è lo studio di un dottore qua. Infatti mi sono detto, cosa proprio di sangue muove, magari. Wade, è qua, c'è una fila di pazienti lunga un miglio. Cavolo. Li mandi al circolo con gli altri, per favore. Dottore, la gente ha paura. La signora Gables ha chiamato dicendo che suo marito è scomparso. Era molto spaventata. Ha detto che lui sanguinava dalle orecchie e dal naso. Cosa diavolo vuole che faccia? Finché non tolgono la quarantena, non possiamo muoverci da qui. Dica loro di bere molto, di restare al caldo e di ascoltare la radio per avere istruzioni. Dottor Phil, lei deve occuparsi dei suoi pazienti. Il suo naso. Potrei avere un'idea che siano questi segnali qua a dare questi disturbi? Porco schifo, ma cos'hai avuto qui? No, sto qua ha avuto le mestruazioni dal naso. E che cavolo. Ma che era anche una buona tastiera. Ma vaff. Ora chi la compra più? Io provo a tenere accesa la TV, È inquieta. Porco cavolo, quanti ce ne sono qui? C'è un cestino pieno. Sì, qua mi sembrava. Avete presente le. Avete presente le Chevrolet che gli mettono sopra. Quelle là da corsa che gli mettono sopra la striscia bianca? Uguale. È una macchina da corsa sta qua. Qua invece è scarabocchiata, non con l'infinito, ma con qualcos'altro. Secondo me c'è qualcosa di importante qua. Proprio dove sta andando il ricordo è scappato. Vabbè. Da che ci sono faccio la come si chiama? Il tagliando. C'è qualcuno che può fare il tagliando qua della macchina? Nessuno. Qua è mezza chiusa. Ecco qua un altro ricordo. Posso crederci, Charlie? Jeremy crede che qualcuno abbia svaligiato tutte le case vuote. Ha detto che manca un sacco di roba. Che c'è? A quanto pare qualcuno è già passato a fare provviste. Bastardo. Beh, abbiamo abbastanza in magazzino per mandare avanti tutto il villaggio per mesi. Ci serve un furgone. E vorresti andarci adesso? Perché no? Appleton. Quel farabutto svitato di Steven Appleton, se lo prendo l'ammazzo. Sam, calmati. Meglio muoversi prima che il tempo peggiori. Vieni? Passeremo al campeggio a prendere Rachel al ritorno. Credo che, allora, so Kate va bene Appleton. Questo qua gli sta sulle palle Appleton. Io non lo so conquistare. Nel dubbio, per me è la cipolla. Se solo potesse parlarci, forse l'ascolterebbero. Ah, è un ricordo. Beh, non vedevo nessun ricordo, farlo. Quindi
Il villaggio si fida di lei. Con quello che sta succedendo, con il signor Coles e la signora Boughton e gli altri, alle persone serve un luogo dove parlare, sentirsi al sicuro. Forse nella sua chiesa non si sentono particolarmente al sicuro. Non mi serve il suo perdono, Wendy, né il loro. O uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa, perché mentre giudichi l'altro, condanni te stesso. Romani capitolo 2, versetto 1. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Matteo capitolo 6, versetto 1. Non è del mio giudizio che dovrebbe preoccuparsi, padre. E sia. Dirò a Barbara di affiggere un avviso per la messa supplementare in ambulatorio, va bene? Va bene. Non mi interessa, ma va bene. Cosa c'entra la messa con tutto il resto dell'episodio? Nulla. Quarantè. Non. Ok. Ah, quello che dicevo all'inizio, giusto. Non telefonare, non uscire, non che palle. Vabbè, tanto io c'ho. No, aspetta, nemmeno quello posso fare. Tanto io c'ho fold out. Tiè. Tirami fuori di casa adesso. Bene ragazzi, questo qui era Everybody's Gone to the Rapture. Non è assolutamente finito, anzi penso che andrà avanti ancora per un bel pochetto. L'unico problema è che per adesso mi sembra abbastanza noioso, soprattutto perché devi semplicemente andare in giro a cercare i ricordi e basta. Devi fare un tour della storia e basta. Ecco, eccone uno. Non sto come in veste. Vediamo un po'. Vabbè, sentite. Andiamo avanti intanto. Dicevo, sorpassami, grazie. Cos'è? Dove è andato? Mi mandano in trip sti cosi. Dicevo, spero che il video vi sia piaciuto e non so nemmeno io. Mi è abbastanza piaciuto anche per sentire la storia, però relativamente anche noioso. Perché finché non devi semplicemente andare in giro e cercare i ricordi, basta. Quindi, le cose sono due. O durerà un altro episodio e poi stop. Non arriva neanche oppure... alla stazionata. Che cavolo. Con pani e pesci ce la caviamo, ma con il giardinaggio Padre non siamo... Jeremy, posso parlarle? Signora Boyles, certo. Meg, con il tuo permesso. Ci vediamo dopo da Charlie. A più tardi, Wendy. Ho parlato con Barbara. Mi ha detto che ci sono state delle irregolarità con la morfina di Mary. Santo cielo, ma queste sono informazioni mediche private. Barbara non dovrebbe parlare di certe cose con lei. Se il dottor Wade venisse a saperlo, sarebbe costretto a sospenderla. Dannazione, Wendy! Suo fratello ha subito un grave lutto. Mary è stata malata a lungo e sono felice che non debba più soffrire. Vada a consolare Frank, ha bisogno di lei. Dio sa cosa ha fatto. Dio vede. Io prego, perché possa perdonare la debolezza di Mary, ma lei, un uomo del clero! Lei è una vergogna per la parrocchia! Se ha dei problemi con me, le suggerisco di andare a parlare con il vescovo. Devo occuparmi dei miei fedeli, con permesso. Capito. Che figo, c'è una chiesa! Vabbè, ci andremo nel prossimo episodio, se ci sarà un prossimo episodio. Non mi ha convinto moltissimo, però se mi dite che a voi piace... io lo porto di nuovo, va bene? Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che continuerete a seguire gli altri video, ciao a tutti!